Buonasera a tutti. Eccoci qua, fatemi abbassare un attimo la musica. Come andiamo, gente? Mentre che si riempie un attimo la chat, io mi assento un secondo. Ok, ragazzi, quella è la trading hall completa. Adesso ve la faccio vedere anche da dentro, eh. Scendiamo. Eccola qua, ve la faccio vedere prima lateralmente. Aia. Eccola. Due piani, bella completa. Ho completato la struttura, sia il piano inferiore che il piano superiore. Mancano alcuni dettagli nel primo piano praticamente. Anzi, manca tutto il primo piano. Eccola qua. Completa. Adesso ve la faccio vedere da dentro. Piano inferiore, come è stato modificato. Queste qua adesso, vi faccio vedere l'altra, di scalinata magari. Questa qua, la scalinata che ci porta giù. Per ora qua devo ancora modificare. Ah, Madonna. Dov'è? Qua devo ancora modificare perché abbiamo il villager breeder lì. Qua sotto praticamente riempito. Poi da qua ci sarà l'estensione per i prossimi. Per le prossime. Com'è che si può dire? Sezioni della trading hall. Mentre se risaliamo. Adesso vedete che ci sono le rotaie proprio perché stavo anche popolando il piano di sopra. Eccolo qua. E qua adesso stavo iniziando a popolare un po'. Ho trovato un Unbreaking 2 e un Power 5. Non male, eh. Qua abbiamo una zona che è oggettivamente ancora da arredare. E di qua invece stavo iniziando a tirare su altri trade. Così, sapete, tipo il carbone, il ferro per quando avremo la farm magari e cose del genere. Per adesso non so veramente cosa metterci, perché effettivamente dovremmo farmare smeraldi in qualche modo, però eventualmente ri riempiremo tutti gli spazi. E questo qua è l'interno invece, controllato tutta l'illuminazione e tutto insomma. Allora, voglio vedere quanto ci ha prodotto questa farm. Poco, poco, devo ampliarla. Questa qua è una delle farm che voglio ampliare questa sera. Assolutamente. Infatti, probabilmente la sposteremo sotto il mulino. Allora, vi dicevo, questa sera facciamo il mulino. E non mi dispiacerebbe fare anche quella farm di polli che vi dicevo. Non mi dispiacerebbe per niente. Allora, per prima cosa voglio fare il ponte. Piccolo, piccolo ponte che ci porta da questa parte a quella parte. Nulla di davvero troppo complesso. Sapete cosa? Qua magari ci mettiamo gli slab. Ecco. Sì, ponte semplice, ma che ci porta da una parte all'altra. Fa esattamente il suo lavoro. Benissimo. E questo è fatto. Avevo preso i cancelletti perché pensavo di usare lo stesso stile di ponte che abbiamo fatto dall'altra parte. Però alla fine no, fa niente. Di qua abbiamo risolto, teoricamente ci starebbe anche illuminarlo, eh. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Quanto è lontano? 3? E alla fine ce l'abbiamo fatta. Le lanterne le ho mollate. Allora, poi non so se ho abbastanza materiali per fare subito il mulino. Perché mi serve molta diorite, andesite, calcite. Questa è importantissima, la calcite. E per il resto il rame. Quindi dovremmo praticamente avere tutto. Quando userò il magazzino? Quando ce ne sarà bisogno. Non mi forzo ad utilizzarlo. Alcune cose le sto già portando però dentro al magazzino. Ad esempio, la terra, gravel, tutte quelle cose di cui abbiamo una quantità enorme. Ci sono già state portate. Intanto facciamo i pavimenti. Oh, che cazzo! Urex! Cristo, mi sono preso un colpo! Oh Madonna! Ragazzi, per evitare che voi vi prendiate un colpo o vi spacchiate tipo gli timpani, direttamente da OBS ho abbassato l'output di questi alert nuovi. Il problema è che per voi sono filtrati, per me non lo sono. Quindi mi sono preso un colpo della Madonna. Oh Cristo! Ciao Urex, grazie per i bit. Allora, io inizierei anche a togliere le rotaie per ora. Signora, i limoni, signora!
Bobolowski, penso che ancora non ci siete arrivati. Ma davvero di poco, mancheranno 6.000 punti. Infatti mi sa che stasera la finite. Infatti sì, mi sa proprio che stasera la finite. No, non questo, mannaggia. Se stasera già date i punti, la finiamo. Cioè la finiamo, la finite voi. E appunto, mi sa che è al 99%. No, è completata. Ragazzi, ce l'avete fatta, avete raccolto 300.000 punti. Quindi adesso dovrò fare una 12 ore. Ve lo dico già, ci sarà, ma non subito. Non subito. Se ci sarà, sarà tra poco, relativamente poco, penso massimo 2 settimane. Tempo che mi libero un po'. Però sì, ce l'avete fatta, ragazzi, complimenti. Avete completato la sfida per la 12 ore. Ah, tranquillo, Deje, non abbiamo fatto ancora tanto. Ho proprio ripiegato su un obiettivo un po' più terra-terra all'inizio. Proprio perché so che generalmente, non iniziando a streamare a questi orari, ci sarebbe stata meno affluenza. Però vedrete che tra poco, penso, una volta finito il pavimento e magari qualcosina in più all'interno della trading hall, partiamo subito alla. A quanto pare alla raccolta di materiali, perché siamo davvero bassi. Dobbiamo trovare un geode, penso si chiami, o geode o geodo, non mi ricordo. Che tempo fa? È nuvolo, penso che tra poco potrebbe iniziare anche a piovere. Comunque andremo a cercare un geodo, lo chiamerò geodo, e lì ci prenderemo tutti i materiali possibili e immaginabili, ok? Poi ci servirà un po' di diorite, parecchio legno di abete. Quindi anche lì ci sarà da farmare. E il rame invece ce l'abbiamo già. Quindi per quello non siamo messi male. Se volete vi faccio vedere anche lo stile di mulino che ho scelto, perché l'ho progettato io in creativa. Mi sono perso il progetto Brasil, com'è andata? Allora, è uscito il video. Oddio, non è l'ultimo che è uscito, è quello prima. C'è proprio tutta la progressione del progetto Brasil. E è andata molto bene. Grazie, se non erro, a. Allora, non vorrei dire boiate, ma forse era Deje che mi ha mandato un'ottima farm da seguire. E seguito quella farm lì, l'abbiamo messo su, abbiamo iniziato a raccogliere i villici e insomma è andato tutto proprio liscissimo. E questo qua, questa adesso è la trading hall, molto grande, cioè più spazio di quanto possiamo effettivamente riempirne. Cioè, quello che volevo dire in italiano è che ci sono così tanti villici che non ho. Cioè, non so dove metterli. Ok, penso che abbiamo finito. Facciamo l'illuminazione al volissimo e poi andiamo. Possiamo iniziare la raccolta di materiali per il mulino. Vediamolo. Oh yes. Oh yes, mi piace. Poi ci sarà tanto da arredare. Magari mettere anche qua sotto delle postazioni per villici. Chi lo sa? Però, insomma, questo qua, secondo me, è già un buon inizio. Ok. Ragazzi, porto via giusto il piatto al volo. Qua anche a te, Yurex. Solo io ho visto un pollo. Dove? Grazie, Yurex. Grazie, non dovevi, davvero, non dovevi. Molto gentile. Allora, vi faccio vedere qual è il design del mulinamento, così mi dite cosa ne pensate. Bene? Eccolo qua. Le trapdoor ignoratele, non penso, le utilizzerò. E stavo pensando se fare ancora un po' più grande. La zona delle pale, tra virgolette. Quindi vedete, serve deep slate, calcite, deep slate, parecchio legno. Wow. Wow, grazie. Grazie, Yuri. Vabbè, dai, ho chiama ending, quindi va bene. Orca p***a! Yurex, mannaggia te! Comunque lì verrà il mulino, quindi ballo grosso. Ragazzi, dove andiamo? Dai, facciamo. Cos'è quello? Sud? Sud oppure ovest? Ditemi. Dritto per dritto. Andiamo. Allora, laggiù c'è la palude. Di qua continua la pianura, a quanto pare. Ancora palude. Minchia, quanta palude. Il bello della palude sono le orchidee.
Business. Boh, spero che ce ne siano un po' all'interno di api. Mi dispiace per quella lì che ho mollato per strada. No, raga, dai. Dai, non ci credo. Ma che culo. Ma che culo. Ma che culo vi pare? Questa è buona, ragazzi. Ci si può fare una ride farm. Oh, fuck. Ha preso un colpo. Anche per il pesce palla. Se c'è qualche modo per trovare un totem of undying, lo faccio. Se no. Se no, no, mi faccio i cazzi miei. Mori. È che mi diverto tantissimo, tipo, a trucidarli. Oh, fuck. Voi fate male. Ok, basta. Continuiamo di qua. Quanto ho di Bedomen? Mica, vedo men 5. Fuck. Posso rimuoverlo però, ci sono mucche ovunque. Quindi sì, guardate, lo rimuovo. Mucca. Mucca mu. Mucca. Mucca di. No, soltanto i veri intenditori si ricordano di questo bellissimo meme. Che cazzo sono tutte queste? Via. Eccolo qua. A posto. Beh, anche a te. Aspettate. Qua c'è un villaggio. C'è un villaggio nuovo. Significa che posso sfruttarlo. Posso sacrificarli per farmi un raid. Che ne pensate, boys? Eh? Che ne pensate? Adesso ho Bad Omen 1, se non erro. Se no vado indietro, do qualche cazzottone ancora con i deficienti e via. No, ci siamo. C'è un raid. Tutti dentro! Tutti dentro! Questa non è un'esercitazione! Grazie per i beat! Grande gold. Grande gold. Grazie. Da dove arrivano sti stronzi? Muori! 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 Ok, magari la smetto. No, bastardo! Vieni qua! È andato dentro! Ma lo va a trucidare! I bambini! Lasciate indietro! Oh, fuck! È vero che questi fanno malissimo. Devo stare attento. Lascia stare il bambino! Ah, mi posso mettere qua sopra. Oh, stronzo. Lascia stare la mucca. Lascia stare tutti, fatti i cazzi tuoi in qualche per qualche ragione. Bravo, bravo. Mi va bene così. Minchia, ragazzi, si tirano dei cazzottoni. Dai. Mori. Madonna, che wombo combo. Sei fortissimo. Sinceramente, sto villaggio è sacrificabile, però mi dispiace. Hanno ammazzato il golem. Il bambino! Ah, tu l'ho appena visto trucidare un bambino. Oh, ma faccio proprio schifo con l'arco, comunque. Madonna, era ferma. Come ho fatto a mancarla? Bravi, bravi, bravi. Finito? Sì! Woohoo! Grazie a tutti, grazie a tutti. Voglio dedicare questa vittoria a Jimbo, che è morto per proteggerci. Bravi, bravi, festeggiatemi. Ma quindi adesso ci fanno gli sconti anche a casuccia, secondo voi? Secondo me no, però. Direi che possiamo prenderci le selle, che so buone. So buone per davvero. Totem of Undying, yes. Ok. Chi è sopravvissuto? Perché io ho visto un povero stronzo tirare un fuoco d'artificio. E mi sa che non sono sopravvissute molte persone. Ok, boys. Porca puttana. Urex. Non puoi farmi sti scherzi, Madonna, mentre sono tranquillo. Minchia, 18 da 25, wow. Come umano lei, devo dire. Perfetto, gente, ci siamo. Possiamo ripartire all'esplorazione adesso. Ci siamo giocati un po' di ferro e carbone, eh? Però penso fosse per una buona causa. Ok,
Ok, direi che abbiamo trovato una zona da esplorare. Aia. È sintomo di curiosità, forse, a volte è meglio quello. Ti dà delle competenze. Io rimarrei su Minecraft, fossi in te. Eviterei di mischiare la live sui toni umanistici al Ma momento veramente, perché. ma voglio dire, veramente vi interessa questo videogioco quando potete parlare di cose molto più pallose e noiose. Cioè, Giulia, penso che tu abbia scelto forse la peggiore chat a cui chiederlo, perché la voglio maggior parte di dire, loro è qua per e quello. perché non parliamo un po' del Rinascimento italiano? Scusa. Ma perché no, magari? La butto lì, eh. Perché no? E ha diviso i gusti. Ed è in contrasto con l'anima seicentesca, perché nel 600 appunto si mangiava sia dolce che salato, la devi smettere. Mi fai perdere credibilità, Ma ok? questa è Già la mi mia accoppo. live, per favore. Posso riaprire il mio canale Twitch? Dicevo, Vabbè, non siamo riusciti. Va bene. Non siamo ancora riusciti a trovare un. Oh, diamanti. E la Madonna, quante cose che ci sono qua. Non siamo ancora riusciti a trovare un geode. Geodo. Com'è che si chiama, amore? Geoide. Perché ti inventi le parole? parliamo della storia di Minecraft. No, non per. No, no. Non l'ho chiesto io, tesoro, l'hanno No. chiesto Do persone che we sono. really have to? Beh, allora parliamo della storia di Minecraft. Prego, Ale. No. No, 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 no. Se dovete cacare il cazzo, l'ho cacata lei, non a me. Io non lo so la storia di Minecraft. Cazzi tuoi. Però Sei per qua, intrattieni adesso. esperienza. Eccolo! Giulia, non so se è un bene o un male, ma la tua voce è bassissima. Sì, No, è perché un bene. No, è perché è lontana dal microfono. sono lontana e Giù. soprattutto. Senti questo. Mettiti le cuffie. Ok, ragazzi, sto dando le cuffie a Giulia. Grazie per il follow, Eric Gamer 2000. 2000. Penso sia un Scusate. 2000, però Ah, no, comunque. dai, non è Senti, vero, non senti. esiste. Dai, è bellissimo. Vero? Ecco, noi siamo venuti a prendere questo materiale qua, che è calcite. 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 E Posso? quello viola? Questo qua viola è ametista. Non ce l'avete? Non No, no, esiste? lo prendo, sì. Ok. È che, come vedi, ho l'inventario un po' pieno, quindi devo fare spazio. Bene. Butto. Allora. Butto e poi le brucio. Peccato che le ho buttate nella parte sbagliata. No, Non si Giulia, sente non un. ti si sente quando Gold spacca. Ale, basta, cioè stai fermo. Ok, Basta. finisce qua l'hardcore, ragazzi, perché Giulia deve parlare. Ok, adesso parliamo di cose serie. No, ti avvicini. Prendi una sedia, ti avvicini e fai No, dai, non ci l'intrattenitrice faccio come niente. me. Sottolineo l'intrattenitrice come me. Perché anch'io sono un'intrattenitrice. Tutto questo per un mulino e oltre. Cioè, adesso sto facendo scorta per anche altro. Siamo insieme da 2 giorni. No, stiamo insieme. Siamo insieme esattamente da 2 anni, oggi è il nostro anniversario. Cazzo, è vero, me lo stavo dimenticando. Non ripeterle. È vero, perché Ripetile. Xplayer è moderatore. Ah, oh. Se fai incazzare Xperia ti parlo della partita con voi. No. Sì. Ok, l'ha detto lei. Siamo tornati a casa, boys. Siamo tornati a casa con il loot. E ci abbiamo un puttanaio di roba anche aggiungere. Ma vedete che sono un pollo, potevo fare i blocchi. Sì, è vero, me ne sono ricordato ora che è il nostro anniversario, però non ditelo a Giulia. No, non è vero, Giulia, non so di cosa tu stia parlando. Cazzo, raga, però dai, su, dovete mantenerli i segreti. Eh? Oh, amore, non ce la fai perché hai l'ossicina di pollo? Vieni qua, che ti apro l'acqua. Ti apro l'acqua, ti apro la porta, ti apro tutto. Ti apro anche un conto in banca se ne hai bisogno. Allora, ragazzi, finalmente possiamo iniziare il vero obiettivo di questa sera. Ciao Giulia, è stato un piacere averti. Ok, perfetto ragazzi, siamo di nuovo noi. Non ho ancora costruito il mulino dopo 2 ore e 44 di live, esatto, perché dovevamo raccogliere le risorse. Non è mica così semplice, Xplayer, non è Eldaria qua che ci siete voi che mi fate le risorse. O che abbiamo farmato per ore. Stiamo iniziando adesso con il mulino. Ok, perfetto. Ve l'avevo fatto vedere prima, il mulino però, giusto? Quindi non devo farvelo rivedere. Completo? Yes, completo. Perfetto. Quindi ora cosa? Aspettate, ecco. Dobbiamo mettere blocchi di qua, che ci servono per mettere le travi nel mezzo. Adesso vi dico bene cos'è che intendo. Questo.
Comunque, una volta che si ha un progetto in testa, è decisamente molto più semplice seguirlo. Mi ricordo che quando dovevo buttare le cose giù così dal nulla, veniva difficilissimo. Qua si mette il pavimento, che devo fare subito, ed è in trapdoor. Scala, slab, scala, slab, scala. Doppio slab, perfetto. Vado a prendere le lanterne e andiamo ad abbattere ancora un albero. Eccolo qua, già pronto, perfetto per essere distrutto. Come voglio farlo per salire? Avete visto che ho preso due materiali, principalmente diorite e calcite. Questo perché voglio sfruttare per una volta la costruzione a gradiente. Significa che partiamo da un materiale che è principalmente diorite e poi passiamo pian piano verso la calcite. E questo cambiamento è progressivo intorno al quarto quinto blocco. Cioè la concentrazione di blocchi di calcite diventa man mano più grande verso la cima. No, non ditemi che ne manca uno. Ma non ci credo. Ne manca uno, vabbè. Bel mulino, grazie! Dobbiamo ancora finirlo, però... Già la struttura penso che faccia capire più o meno le dimensioni. Sì, allora, il gradiente poteva uscire meglio, probabilmente. Ecco, di qua già mi piace il risultato. È che lavorando su piccole dimensioni non si notano molti gradienti. Il tetto non è complesso da fare, però mi devo ricordare come l'avevo fatto. Perché quello mi aveva preso parecchio tempo. Volevo dargli una bella curvatura e non c'ero riuscito sin da subito. Quindi piuttosto ce l'andiamo a rivedere nel mondo dei progetti. Poi in realtà ci sono anche i pezzi sotto queste scale qua. Me lo devo ricordare. Ah, non avevo considerato le scale invertite. Quindi andremo leggermente corti. Vabbè, fa niente. Andremo corti di 4 scale. Rumore bellissimo. No, è così, è così. Me lo ricordo bene. Yes, eccoci qua. Benissimo, me lo sono ricordato. Ok. Ragazzi, è praticamente completa la struttura. Grazie, Flavix. Sì, eccolo qua. Aspettate, è un po' strano visto da qua. Eccolo. E non lo tratteremo con la cera, quindi lo lasceremo andare, praticamente. Lo lasceremo ossidare. Sì, dai. Adesso aggiungiamo i dettagli. E ci siamo. Aggiungiamo i dettagli e ci siamo, yes. Allora, c'è una cosa che voglio fare diversa da come l'ho fatta nel progetto in creativa, ed è utilizzare soltanto le trapdoor, ma metterle davanti, non dietro. E le trapdoor ovviamente di quercia. Sinceramente poi quando finiamo ste pale qua, mi interessa, la faccio anche desponare la diorite. Non ne voglio più sapere. Stasera ci siamo fatti proprio una corsa pazza per finire questo progetto qua. Infatti penso che, ragazzi, non farò la farm ancora. La faremo in un'altra live. Pronti? Pronti? Mancano ancora molti dettagli, ragazzi, però questo qua è il risultato finale. Oh yes. Sì, 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 mi piace. Wow. Ok, perfetto. Mi piace, ragazzi. Mi piace davvero. È stato molto difficile anche da produrre, però. Vedrete che per la prossima live magari li avrò già fatti off camera. L'unica cosa volevo vedere, stava già ossidando un po' il rame, esatto. Eccolo qua. Questo è già parzialmente ossidato. Va bene. Gente, io direi che a sto punto ci salutiamo qua, perché la live è stata già molto molto lunga. Spero vi siate divertiti. Io decisamente mi sono divertito molto. Vi ringrazio davvero tanto, tutti tantissimo, per avermi fatto compagnia questa sera. Noi come al solito ci vediamo con i prossimi video e le prossime live. Buonanotte a tutti. Ciao ciao ciao. Abbiamo fatto più di 4 ore di live stasera. Wow. Ciao a tutti.